turistica, da così vi rilassate un pochino. Facciamo un paesaggetto primaverile. L'ho già fatto fare pure le seconde, gli è venuto proprio bene. Voi siete ovviamente un po', siete più grandi, quindi lo rifinirete meglio. Vi faccio vedere quello che vi serve. Un po' di pennarelli, foglio. In questo caso ho preso un foglio di album, è sottilissimo, se è più grosso è meglio, però avevo questo, sta bene così. Pennello, un po' di acqua, qua dentro non ci sono detersivi vari, qua dentro c'è acqua. Iniziamo. Squadratura, come al solito, la faccio più marcata per farvela vedere, voi sempre più leggera, perché poi va cancellata. Dopo di questo, linea dell'orizzonte, i nostri alberelli che ormai vi stanno facendo compagnia da un po', tutti sullo stesso piano, Y, ricordatevelo sempre, anche questo poi si cancella, collinetta dietro, dove verrà fuori il paesino. E adesso iniziamo. Sono uscito fuori dalla cornice, ma non è successo nulla. Aspetta qua, ancora un po' di verde. Qua pallina, perché questo deve ancora sbocciare. Anzi, è sbocciato, ma non troppo. Magia! Aspetta, prima che mi dimentico, un po' di nero. Questo si cancellerà tanto, no? Perché quando metterò l'acqua lo useremo alla fine, soltanto la righetta così. Siete pronti? Papaveri, ok? E aspetto che il tutto si asciughi perfettamente, perché poi bisogna di nuovo lavorare con i colori e l'acqua ancora, e in più step. Allora, il disegno è asciutto, facciamo qualche rifinitura.
cancellato. Qua sui nostri alberelli, poi qua ci metto l'acqua. Qua non ho il verde chiaro, quindi faccio così. Metto il giallo e l'azzurro. Pennellino, intanto questo qua, un pochino sulla chioma e con il pennello sporco di verde vado a fare un po' di cielo. Questo su me si è sbagliato tutto. Qua gli faccio il lettino, il famoso talamo del fiore, con l'indelebile volete prendere un po' di chiaro per spalmarlo intorno, se no qualche colpettino così per dare un po' di luce nel disegno. E poi ci mettete un pochino d'acqua. Ok, il disegno posso dire che è completo. Ognuno ci gioca come vuole con i colori, cui questa alla fine. È uno scarabocchio in realtà, cioè non è nulla di complicato. Vedete, tipo, qua potrei fare pure i pelucchi del fiore. Poi giocateci voi come volete. Alla fine vi ricordate, mettete la vostra firmetta. Spero vi possa essere utile e spero che questa attività vi faccia passare un pochino di tempo. Vi faccio vedere anche l'altro che avevo fatto come esperimento. Ve li mando tutte e due. Poi, questo avevo messo un piccolo paesino in lontananza e avevo messo anche degli alberelli in lontananza. Solo che se lo faccio qua adesso è bagnato, però posso, se non tocco la parte bagnata. Stessa cosa per qua, ve lo faccio qua, per fare gli alberelli questi qua fate una riga e poi fate un pochino così e un pochino così. Ok. Tra l'uno e l'altro qualcosa dovrà venire fuori. Io vi mando le foto di tutte e due, così potete decidere. Il procedimento è uguale, eh? Va bene? Ciao sciapiottini!